Benvenuti amici del canale. Oggi andremo a contare i danni causati dal maltempo. Purtroppo sono giorni che stamattina c'è sole, poi pioggia, sole, pioggia, temporali, di sera addirittura la grandine. Un pochino. Facciamo vedere se stanno cominciando ad importare qualcosa, anche se ripeto, sono veramente dei giorni difficili, anzi mi sa che andremo a nutrire. Okay. Figali, abbiamo aperto un attimo settimana scorsa e erano già più pesanti di adesso, quindi vuol dire che stanno mangiando le scorte. Allora andremo a nutrire. Qua c'è qualcosa, si sentirà il peso. Sicuramente andremo a dargli da mangiare in questa fase. Vai. Bene ragazzi, ora vedo di riaccendere la fumicatore qui e ci vediamo appena torniamo da Regina o qualcos'altro di interessante, quindi è dopo. Vai. Guardate ragazzi, non abbiamo ancora trovato la Regina, ma questa è quella che chiamiamo il telaio della nascita. Tutto, vai pure vicino. Tutto covato per colato. Comunque direi che, tanto che cerchiamo ancora la Regina, posso dirvi che stanno molto bene. In realtà hanno un sacco di riserve di cibo nella parte sotto. Comunque gli lasceremo un po' di apipasta che gli dà anche un po' di energia. Poi dovrebbe anche tornare nel bel tempo. Quindi. Niente, ci vediamo appena troviamo la Queen. Ragazzi, eccoci qua. Siamo arrivati all'Ape Maia. Bisognerà anche ricominciare, come dicono nei video, comprare il segna regine, perché si sta un po' sbiadendo. Comunque è ancora lì. Falla pure vedere da vicino, che nessuno le fa vedere da vicino come noi. Dov'è? Eccola, ragazzi. In tutta la sua maestosità, questa è veramente una regina che sa covare. Un'altra cosa che sto pensando adesso, direi che poi bisogna cambiare qualche telaio, cominciano ad essere un po' rovinati. Bene, comunque, la prima famiglia di recap. Gli daremo qualcosa da mangiare, giusto per attivarlo un po' in vista del bel tempo di domani anche. E dopodiché poi siamo alla prossima, ci vediamo alla prossima regina. Allora, siamo a Narnia Arancione, andiamo a vedere un po' se qua... Oh, qua comincia a essere un po' interessante la situazione, guardate ragazzi. Considerate che l'abbiamo messo e poi è diventato subito brutto tempo. Quindi quel poco che c'è sono quei pochi giorni che aveva fatto bello. Inutile che andiamo avanti ad aprire tutto questo. Pronostici, secondo me faremo il miele tra 2 settimane. Considerando che la prossima è ancora un po' brutta. Questo per chi non ha mai visto Narnia è la rete che tiene la regina. Escludi regina. La rete praticamente non permette la salita della regina nel melario. Wow ragazzi, guardate qua. E si può anche utilizzare per fare la propoli. Cioè si mette in certi modi, si crea uno spazio tale che le api vanno sempre a chiuderlo. Quindi avete molta più propoli. Volendo si può dare una pulita e recuperarla, ma oggi non abbiamo questa necessità. Siete facendo? Ah, quello di prima mi ha detto che era un telaio che chiamavo da nascita. Sarà un telaio che chiamo da... Scorta. È pesantissimo, peserà 8 kg. No, non lo so, prova te. Prova a dirmi un peso. Pesante, eh? 8 kg? No, 4. Sì, 4 5. Aspetta che non ce l'ho. Ah sì? Quasi più di nada. Secondo me vedo più di nada. Vabbè niente, comunque guardate. Sopra percolato. Sotto... No, c'è anche un po' di covata di fuco. Va bene, ci vediamo per tornare alla regina. Che nasco. Guardate ragazzi, stiamo sentendo la nascita di 5 api. In diretta. 3 qui. E vedete che stanno mangiando i due qua, il copolino. Andiamo a vedere come escono.
Non so quanto tempo ci mettono in realtà. È pure più vicino, ma. Fai uno per. Eccole. Mi sa che ci mettono un bel po' però. Possiamo andare. Ragazzi, è entrata la regina arancione. È qui. Ha avuto un po' di ansia perché abbiamo trovato un sacco di cupolini. Infatti adesso andremo a sbattere, vedete, tipo questo. Adesso andremo a sbattere tutti i telai e eliminarli tutti. Tranne questo qui dove c'è la regina. Bene, ci vediamo alla prossima arnia. Vedete ragazzi, questo è un cupolino praticamente completo. Però dovrebbe essere solo di scorta. Prova a spaccarlo, vediamo un po'. No, guarda lì. No, mi sa che hai preso quello. No, però c'è dentro pappa reale. Niente, eliminare, tanto poi ci penso andare a pulire. Lascio così? Ecco ragazzi, questo è il telaio trappola, che hanno perfettamente riempito come volevamo noi con celle di fuco. Vedete, sia davanti che dietro. Ora noi lo andremo a trasportare e lo elimineremo. In questo modo abbiamo combattuto un po' la varroa. E niente, dopo le altre non abbiamo ancora fatto, dovremmo fare anche le altre. Ci vediamo adesso, troviamo la regina, poi ci vediamo all'Arnia Rossa che vediamo finalmente come sta andando la nuova famiglia. Bene ragazzi, eccoci qua. Arnia Rossa, la nuova famiglia, dove avevamo la... Oh, abbiamo un sacco di formiche anche qui, bastarde. Adesso diamo una bella pulita. Dove avevamo la... Andiamo in aria. Eccoci qua. Andiamo un po' a vedere come sta la nostra Arnia Rossa. In teoria dovrebbe essere nata la regina. E dovrebbe già aver fatto il volo di fecondazione. Ora li apriremo ad uno ad uno e vi facciamo sapere tra poco come è andata a finire. Allora ragazzi, abbiamo chiuso di fretta perché la regina non è ancora fecondata. Abbiamo trovato quella che sembrerebbe una regina vergine, l'ho trovata viola e... però si è messa a volare, quindi l'abbiamo richiusa dentro. In teoria a breve dovrebbe fare il volo di fecondazione. Speriamo di aver capito giusto. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Dall'Orto Bio vi salutiamo, ci vediamo mercoledì, la riapriremo e vedremo se sarà feconda e ve la faremo vedere. Adesso non avevamo il telefono acceso. Al prossimo video!